Ragazzi, siamo ritornati in quel di Primiero, andiamo dall'azienda Uberto Antonio. Antonio, allenatore storico di Lune Multidasse. Un po' di John Deere. Lamborghini, autofacciatrice. Ora ti presento Gubert Antonio. Questa per gli amici Tony della Saletta. Tony della Saletta. Sarà, credo sia uno dei più vecchi allevatori della valle. Quanti anni hai adesso? 1946. Ah. E lavora, installa ancora da solo, è vedi? Titolare. Da solo? Titolare, da solo. E non trovi nessuno. Gli dà una mano la moglie, verso la figlia. Ogni tanto. Bravo, sì. Bravo. Ma sono stufo. Vai anche in alpeggio d'estate? No. Quelle da latte le a casa. No, c'erano, le ho viste, che le hai filmate a Telefosse. Erano cinque mie. Ah, da sua, forse da Luciano. Ah, buon modo. La porta le ho conosciute. Dopo mi ha spiegato tutto. Ho visto tutto filmato. Sì. Allora andiamo a vederle qua adesso. Vedi che lui è qua col secchio del mangime pronto? Sì. Andiamo. Adesso. Poco è. Era una stalla nuova 45 anni fa. Era nuova 45 anni fa, ma adesso è vecchia da trasformare. È sempre nuova. No. Adesso è subentrato il benessere animali. Ah già. È subentrato tutto. I gatti non possono essere in stalla. Che è capitato? Le rondini non possono entrare in stalla. Perché andando nel futuro è così. Hanno cambiato tutto, è un altro modo. Sì. È pazzesco. Queste mi piacciono queste qua con le corna, come madre natura le ha create. Ma queste sono quelle delle corna, quelle che ho comprato da Vitelli, allora non hanno le corna, se no le altre hanno tutte le corna. Sì. Così è l'azienda. C'hai il distributore automatico? No, ma è un anno fuori uso. È venuto giù una saetta sull'impianto e l'ho proprio messo a posto, che tanto sto chiudendo chiudere, tieni duro. Duro, i ginocchi non vanno più, i bracci neanche, un po' la lingua e basta. Allora adesso inizia a mungere? No, ancora non devo dare il fieno, poi porto via, stacco i motori del letame e dopo mungo. Sì. Allora, ho cinque cugnati, no? Sono tutti impiegati, sì, ho qui treni, ho infermieri, ho, insomma, sì. Tutti dell'ente pubblico. E allora loro, in 50 anni che li conosco, hanno solo parlato ferie, riposi e aggiornamenti. E allora un giorno ho fatto giù due conti così, ma a memoria. Se avessi lavorato da 20 anni fino a 70 come loro, un giorno di riposo, le ferie, così, dovrei stare fermo 10 anni senza fare niente. È vero. Che vita è? Sì. Che vita è? Solo lavorare. È vero, non è vero. Non c'è tempo di spenderli. Per fortuna che ho la moglie e i figli. Che ti aiutano. No, che spendono. Appunto, che ti aiutano. È un mestiere della miseria questo. Ma è la passione, la gran passione. L'unica azienda che può stare in piedi è quella con l'agroturismo vicino. Ma se no, tenere mucche per mungere è solo lavorare. Ah, sì. Esperienza mia anche questa. Il mio modo di averla vista. Allora. Questa è prossima al parto?
No, sì, 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 sì. Sono sì, sì. Bella rotonda. Ah, sì, e sono sdetto che l'asciugo questa qua, sì. Quella lì era su da Luciano. Questa? Quella era Luciano, quella là più rosa, quella rossa. Sì. E quella, quella là dentro anche, quella bianca e nera. Era anche su. Su erano. E le ho viste quando scendevano fuori là, dalla porta. E con la mia mula che girava. Sì, 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 è quella. E Luciano su. Luciano ha imparato ad andare sulla mula. Luciano era su. È così, tutto. È un mestiere, no. E qua il, lo raschiatore, no, per il letame? Sì, sì, sì. Ah, bon. Sì, sì, c'è il nastro che gira. Che è sotto. Quello almeno. La mingitrice a secchio. Altro inconveniente, viene fuori mia figlia o mia moglie ad aiutarmi, non ho il trasporto latte. Ah. Devo portare il latte. Fuori? Sì. Questa qui, per dire, no? E anche quello è pesante il lavoro. Hanno inventato anche la vasca refrigerante che vengono buttati. Ah, il frigo ce l'hai qua, il camion arriva e devi portarlo qua. Già eh che... sì, sempre ogni secchio qui e là dentro. E fare l'impianto ormai... Non lo fai più, logico. No, se ti capisco. Cioè, dentro nessuno non serve. No. Ma adesso gli dai il mangime, dai il fiero, fai pure... Ah. Dai, chiudiamo un attimo, facciamo due parole. Ci facciamo il prosecchino. No, non è cattiveria, Franz, è proprio... Oh, poc! Basta, pieno! Averla dentro, intanto molti, metti a chiamare già la sala mungitura, metti un altro cosio. Mi? Sì, a capo, noi venisse qua. Salute di Toni, a Toni e i piemontesi. Di tutti e tre, sì, salute! Sì. Dottor Gaio, vieni qua a fare il prosecco. Dottor Gaio, vieni qua. Scappa, scappa, ciao. Ciao, ciao. Guarda qua che arriva Silvana. Sì, certo, certo. Vai, vai. Ciao. Pioggia è lì. L'hai vista? Ciao. Ciao, buon dì. Se siete venuti a aiutare? Certo. No, facciamo anche quello. Vale. Alla fine Checo fai qualcosa, bravo. Ah, ma Checo che lavora anche? Ci però due pesate, tutte. Mangiare gliel'abbiamo dato. Salutiamo tutti gli amici qua che... Famiglia Gubert. Gubert, Toni, Silvana e... Cristina. Cristina. Boh, intanto vi vedono da tutto il mondo oramai. Allora chissà che trova di sposarsi anche la Cristina. Ah, ma è ancora da sposare? Sì, hanno la peccato. No, non ha mica problemi, secondo me. Fossi stato io. Un po' passa il nonnetto. Solo per le mucche l'avrei presa. Oddio. Boh, ciao. Ciao, Luca.